perché abbiamo valutato le offerte che sono pervenute. L'ultima, c'è anche una seconda offerta. L'ultima è pervenuta ieri da parte sempre di uno studio di Roma, però riguardava la gestione degli impianti. Era un'offerta non vincolante sulla gestione degli impianti. Io ho sentito l'avvocato che ha depositato l'offerta, al quale ho manifestato la necessità di doverla modificare laddove la società, essendo in liquidazione, non può fare gestioni in tal senso. Mi ha risposto con un sms dicendomi che aveva sentito il cliente che provvedeva in tal senso, però non è arrivato nulla. A questo punto noi abbiamo analizzato la proposta che ci è arrivata dallo studio Vinti di Roma, dove il cui contenuto è riferito sia alla vendita delle quote sociali dell'intera società e sia relativamente al 51% della provincia. La provincia ha espresso il proprio interesse in tal senso e quindi a questo punto abbiamo aggiornato la seduta a lunedì, perché deve acquisire il parere da parte dell'avvocatura al fine poi di poter determinare delle decisioni circa la cessione del 51%. Il comune di Fano Adriano e quello dell'Asbuc si sono riservati di comunicarci anche loro, perché all'interno della proposta c'erano due punti che riguardavano il discorso della transazione sul credito, e quindi anche loro lunedì probabilmente ci faranno sapere qualcosa. Altri aspetti di rilievo non ci sono, se non quello relativo che nella proposta fatta dallo studio Vinti si fa riferimento alla totale rimessa in pristino della stazione di Prato Selva, fermo restando la sistemazione del collegamento con la provinciale. In una situazione come questa, comunque, con gli impianti che sono chiusi, con l'ASBU che non ha ritirato ovviamente il decreto ingiuntivo, cosa si può fare effettivamente nonostante queste due offerte arrivate? Niente, che si può fare? Dobbiamo solamente aspettare e sperare che ci sia un prologo da parte della provincia in tal senso. E poi un'altra cosa di rilievo è che proprio ieri sera mi è arrivata da parte della banca a cui avevamo fatto e mandato i documenti relativi all'istruttoria di un mutuo che avevamo richiesto, la sospensione in tal senso della istruttoria a seguito della revoca delle concessioni da parte della regione e contestualmente per la mancata concessione delle aree da parte dell'ASBUC. Quindi questo è un dato di fatto negativo, perché potevamo tranquillamente, dove ci poteva stare diciamo una possibilità di revoca della liquidazione con un mutuo e quindi con il famoso bando trentennale, si salvare la società. Però purtroppo al momento abbiamo questo tipo di impasse e speriamo di uscirne in qualche modo. E chi può e come uscirne, ecco, appunto, in tal senso? Al momento non c'è possibilità, se non quella di da parte dell'ASBUC di cercare di, non lo so. Ma voi l'avete spiegato questa sera? Noi abbiamo spiegato tutto, abbiamo letto tutto e l'ASBUC non sente ragioni? No, probabilmente ci rifletterà sulla cosa, anche perché questo è un problema di carattere provinciale, perché si va a destabilizzare una location turistica che è di rilievo per la provincia di Teramo, quindi non si può bloccare lo sviluppo turistico di una provincia per situazioni che comunque sia vanno risolte a monte, ci deve essere una via d'uscita, insomma.